Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. La Samba ha riposato e del resto la testa della squadra, come si è intuito nel recupero di mercoledì con Ravenna, è da tutt'altra parte. Rinviata la sfida contro la Triestina per il focolaio scoppiato in casa alla Bardata. Regolarmente in campo invece le altre quattro marchigiane del girone B. Ha vinto solo la Fermana, che non ci riusciva da quattro turni e che di fatto, salita a quota 39, è salva. Modena spennato grazie al gol al 92esimo di Samuele Neglia, l'11esimo della sua stagione, inclusi 5 calci di rigore. 6 invece le giornate a disposizione dell'attaccante pugliese per battere il suo record di reti, le 13 realizzate con la maglia della Viterbese nel 2007. Due passi sopra, 15, il marcatore gialloblu più prolifico in Serie C, Umberto Marino, uno dei protagonisti della storica promozione canarina in Serie B nel 99. Ma dicevamo, 6 partite a disposizione, nel conto anche il recupero di domani alle 15 contro il Perugia. È la partita rinviata per neve a metà febbraio. Umbri costretti a vincere per restare in scia dalla capolista Padova. Arrecchioni però, Fermana imbattuta da 12 gare. Nei playoff, ma molto più lontano dalla vetta, il Matelica, reduce dai 3 gol presi a Gubbio dopo 6 risultati utili. Il quinto posto, distante 4 punti, ora sembra obiettivo complicato. Molto dipenderà dal derby di sabato all'Elvia Recina contro la Samb. Servirà un'impresa Alfano in lotta per evitare i play-out. Il derby con la Vis, 1-1 Ferrara e poi Gucci, ha rappresentato, oltre che l'ennesima occasione persa, pure il debutto sulla panchina granata di Alessio Tacchinardi. Un punto che lascia tutto come prima, anzi no, l'orizzonte play-out è non più a 2 ma a 3 lunghezze. Il calendario dell'Alma è una salita ripida così. Feralpi Salò, Modena, Matelica, Triestina e Gubbio, gli avversari del Fano.